Un saluto agli amici di Trend & Dance del canale YouTube di Arthur Spielberg. Ci troviamo al Festival Celtico Triskel di Trieste 2017. State per assistere alla rievocazione collettiva di Uther Pendragon. Buon divertimento a tutti e un saluto da Arthur Spielberg. Saluti amici di Trend & Dance, io sono Arthur Pendragon e voglio ringraziare anche Arthur Spielberg, il suo canale, e qui oggi abbiamo avuto la storia di Arthur Pendragon e Uther, suo padre. Oggi io, Arthur, ho estratto la spada per sconfiggere la terribile strega Morgana. E con essa sono riuscito a sconfiggere le sue truppe orchesche e portare finalmente la pace a Camelot. Quindi un saluto particolare a voi amici di Trend & Dance e ci vediamo forse l'anno prossimo. Mi attaccano, cavaliere! Cos'è quel maschio ingegno? Cos'è, padre? Una stregoneria! È una stregoneria! Non sarete mica con Morgana! No. Detto di sì! Sì? Vada! Oh, uccidetelo! No. C'erano giorni che mi svegliavo e trovavo delle belle donzelle! Padre! Ritegno, padre! La cintura va davanti e chi la cintura va davanti e qualcuno si è messo al contrario. Dovrebbe essere Morgana. Adesso penso di aver capito. Meno male. I gondolieri? Ho detto i cavalieri, cavaliere della tavola rotonda, Parsifal, te lo ricordi? Tristano, te lo ricordi? Sì. Buon Natale, padre. Va bene. Fermo. Luca, per girando il costume. Ti affido questi candelieri. Va bene, grazie padre. Un inchino a mio padre. Grazie. Bene. Dai, sei tutto a posto padre. Candelabri. Avete tutti lo scudo? E vi sto chiamando! Sì! Dove che siete? Dimmi, facciamo una cosa, facciamo due schieramenti. Appunto! Dove siete? Qui, Merlino! Ecco, lui è quello vecchio, mica io! Aspetta! Oggi questo bastone che mi fate male! Qui sono. Una mano! Buongiorno, Lancillotto! Non sono Lancillotto, ma... Lasci stare il mio cavallo! Non sono né Lancillotto né un cavallo! Ma chi è questo bimbo? Che bimbo? Guarda! Fanciullo! Piacere! Perché avete... Lasciaci la testa così! Merlino! Sono Re Uther! Lui è Re Uther! Non mi riconosci più! Io sono... Sei proprio vecchio! La fata del lago! Ah, Re Kutcher? Bene! Re Uther! Ascolta Merlino, volevo dirti una cosa, vieni! Ma non sono Merlino! È il cavallo! No, nemmeno il
Ciao. Il mio trono. Quellino. Scendi dal trono. Scendimi. Per fatemi cadere. No, no. No, non si preoccupi. Che paura. La prendo io. Ho paura delle grandezze. Ma non è troppo. Quellino. Prendetemi il braccio. Cestino. Vieni. L'aiuto io. Ascolta. Scelta dei giovani che parlano. Sì, ci sono i soldati del nuovo regno. Vieni, ti li presento, Merlino. Sì. Ma... questi tutti i giovani qua. Buongiorno, giovani. Non di là. Dove? Di là. Ah, di qua. No, nemmeno. Sì, quelli qua sono. Che sire? La sirena? La mia maestra è Uther, il personale. La mia maestra! Non la sua maestra! Ma io non parlo, infatti per questo ho detto mamma dammi 5 minuti per andare a scuola. È arrivata la mia maestra per prendermi. Ma secondo voi un uomo di 120 anni può ancora andare a scuola? No! Chi sono quelli che parlano? Sono candelabri! Candelabri? Sì. La mia magia! Perché parlano? Eravamo compagni, mi ha insegnato alcune sire. Magie. Merlino, sì. Questi sono i soldati di Camelot. Soldati di Camelot? Avete capito? Sto cercando. Come? Ma non li... sire, sono di fronte a voi. Ah. Sono soldati di Camelot, hai capito? Buongiorno, quando siete arrivati? Prima, mi trovate qua anche voi, sire. Però aspetta, sembrano dei funghetti. Ma che funghetti? Non sono funghetti. Come hanno fatto tutto così? Non l'hanno fatto, lo state facendo voi. Poi comunque avete il bastone al contrario, Merlino. Come scusa? Aiuto, il bastone aspetta. Al contrario. No, ehi, lascia. Vai, salerti. Chi è? No, non è la caccia al cinghiale, Merlino. Sì? Siamo qui perché la strega Morgana è in procinto. Merlino, come si chiama? Ma non è vecchia! No, voi è giovane! Siete vecchio, voi Merlino. Siete vecchio! Ah, ok, allora io sono vecchio. Sì. Sono Merlo! Ah, sì, sono vecchio, sì. Mi chiedi? Stavo dicendo che la strega Morgana potrebbe attaccarci da un momento all'altro. Quindi ci serve la tua saggezza. Per caso hai visto qualcosa nelle ultime notti oppure vuoi... Sì, ho visto qualcosa l'ultima notte. Un pollo. Che pollo? Pane. Cosa hai visto? Cibo. Sì, ma solo cibo hai visto? No. È il mio compleanno. No, no, non ho visto. Vai con l'uno. Tu sei il numero zero perché combatti con lui. Voi siete il numero uno. Voi. Uno, due. Poi il tre. Dai. Il tre. Tu sei il tre di lì. Tu sei il quattro di qui. Quattro. Cinque. Sono. I nostri genitori. Qualcuno mi ha detto di squadrare le armi? No! Quindi ora spada in cintura! Spada in cintura! Non vi sgolate! Spada in cintura! Cintura! Ascoltate, quando noi parliamo voi dovete seguire gli ordini, altrimenti è l'anarchia e non potremo mai sconfiggere gli ordini. Avete capito? Sì! Avete capito? Sì! Molto bene. Piano, piano. Chi viene toccato si mette in ginocchio per 3 secondi. Ritirata! Ah, così ti tagli, dai! Padre, così. Grazie. Bene. Padre, la spada si tiene in questo modo. Così. Va bene così, dai. Facciamo finta che vada bene. Soldati. Schierati. Sì.
sempre schierati e l'arma in cintura quando non vi sentite. Spade in cintura! E ora, alle armi! Marciare sul posto! Più veloce! Più veloce! Carica! E lei, Marica? Che Marica! È Marica! Ritirata! Bene. Infatti siamo noi! 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 Seduti! Vai là, seduto, tranquillo! Eccolo là! Tu seduto! Là seduto!
giullare, guarda. Dove? Questa è una statua, non è un giullare, vedi? È dura e non si muove. Ed è la giulietta! Io ve l'ho detto comunque, dovete urlare più forte perché sennò viene a piovere. Comunque no, questa non è... Ti ha fatto la linguaccia! Ma era un po' diverso! Sì! Ancora! È diverso! È diverso! Ma a me sembra una statua, non sembra... Mi sta perfino guarda! Mi giurato! No, 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 è una statua, una statua, una statua! Ma è una statua ancora! Le mie mani sono chiuse, quindi bisogna stare in silenzio. Tu piccolino seduto. Inizia a fare i solletti con il ginocchio. Va bene? Prova? Vediamo! Siete voi allora a giullare C! Ma sono le no! Giullare C! Ma voi chi siete? Io sono la fata Nimue! Fata Nimue! Cosa fate il pappagallo? Cosa fate il pappagallo? Intanto scendete! Intanto scendete! Io sono già giù! Io sono già su! E infatti siete giù! E infatti siete giù! E ci! E ci! Salute! Salute! Scendete! Io me la ricordavo di mezza! Me la ricordavo! Ma aspetta! Io speravo fosse... Ma aspetta, non è che stai cercando lo spade che usavi di giocare quando avevi 5 anni? Non quella! Però... Excalibur, la spada nella roccia! Nella roccia, ma quelle che avete usato quando avevi 5 anni, mi ricordo che facevi anche pipì a letto con... Ehi! Chi dice? Ecci! Scusate! Ah, quindi state di quella vera! Quella vera! Questa è una spada giocattolo! Scusate, ma è stato un sentita! Ma è tatuaggio? Sì! Bene! Fermi qua! Guarda, devi farla cattiva! Dammi questo! Quello non è cattivo! Aiutatelo ad alzarsi, dai! È diventato pancione! Non dalle gambe, dalle braccia! Dalle gambe! Non è ammalato che braccia! Dai, tutti dietro! Dietro! E ci se le parole di Merlino sono esatte, io riuscirò a estrarre la sacra spada Excalibur dalla roccia e la userò in battaglia con il vostro aiuto contro Morgana. Senza di essa noi saremmo perduti. Gli orchi sono molto più forti di noi. Quindi dobbiamo aiutare il principe, tutti quanti, mani avanti! Mani avanti! Aiutatemi! Oh! Più forte! Tutti quanti in ginocchio! Vita tutti quanti! Lunga vita principe! Lunga vita principe! Lunga vita principe Artù! Lunga vita principe Artù! Grazie, potete alzarvi. Ora, questo è un momento solenne, però bando alle ciance. Purtroppo gli orchi e Morgana sono qui nei nostri territori, dobbiamo ricacciarli. Via. Siete con me? Sì! Siete pronti? Sì! Siete coraggiosi? Sì! E allora andiamo! I più forti siamo noi! I più forti siamo noi! I più forti siamo noi! Scusa! I più forti siamo noi! 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 Bene, Artù! Vedo che avete portato la spada per consegnarmela!
Io non consegnerò mai la sacra Excalibur nelle tue mani, Morgana. Beh, neanche come riscatto? Riscatto? Parta davanti il prigioniero! Che prigioniero? Padre! Io sono con i polli! Sono qua con i polli! Hanno incontrato il vostro figlio? No, padre! No, è il suo padre! Se volete riaverlo vivo, consegnatemi Excalibur adesso! Vogliamo consegnargli Excalibur? No! Vogliamo lasciare però mio padre nelle sue grigie? No! Io ci stavo pensando, però adesso ci ho ripensato. Non voglio più fargli da badante. Ma troppo vecchia, lasciatela! No, non si può! Offrite il mio cavallo al posto mio! Il cavallo? Bello! Cavallo! Lei! È la fata Nimue! Lasciatelo! Adesso basta! Sono stanca del vostro ciarlare come degli stolti! Non ho più tempo per le parole. L'unica cosa per cui ho tempo è per far parlare le lame. Pronti al combattimento! Attenzione! Tu che la cavo qua ancora con la dietro! Adesso andate di là! Veloci, veloci! Non c'è tempo! Veloci, veloci! Non c'è tempo! Dai, dai, dai! Vai, vai! Mettiamo nostro padre nella tenda! Dobbiamo nascondere! Andiamo per il cavo avanti! Vai dentro la tenda, vai! Prima che arrivano, vai! Avete visto? Siamo riusciti a recuperare mio padre! E forse ve l'ho scaricato da quanto era inutile. Neanche buono per un riscatto. Che razza di re è? Non volete ammettere che siete stata sconfitta? Perdere una battaglia non vuol dire perdere una guerra. E adesso saprò dimostrarvelo. Pronti al combattimento! Indietro!
plastica che erano sempre sporche. Guardateci, guardate dove siamo. Bene schierati, questo è un ammasso di pecore. Siete dietro agli scudi, dietro agli scudi, dietro agli scudi, dietro agli scudi. Dai, avanti! Ben schierati, più piccoli! Schierati! Vieni qui! Schierati, bene, scudi! Arretriamo, piano! Arretriamo, piano! Arretriamo, 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 non vorrete arrendervi, allora faremo capire a tutti voi che non c'è alcuna speranza per il male. Uomini, alle armi! Scontro! Io, Artù Pendragon, principe, figlio di Uther Pendragon, sconfiggerò te, strega Morgana, con Excalibur! Sì! Sei rimasta sola, Morgana! Non puoi fare nulla! I tuoi orchi sono fuggiti! E non potranno più aiutarti! Dietro, dietro! Arrenditi! Infine! Dimentichi! So che mi rimane ancora come ultimo asso della manica! Benché siamo rimasti solo io e la mia apprendista Grima! Posso ancora rivalere il mio diritto per un'ordalia! Lo sai che non hai questo diritto. Infatti, questo non possiamo accordarlo. Verrai esiliata!
in quanto strega e non tornare mai più. Andiamocene prima. Sto scappando. Non osare tornare qui a Camelot. Vittoria, 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 vittoria. Avanti di qua. Venite di qua, giovani. Lasciate stare il suo puzzolente bastone. Non riusciamo a dire bastone. Dai, muoversi, muoversi. Voi tre, cosa fate lì? Avanti. Muoversi, muoversi. Lasciate stare, grazie. Muoversi, muoversi, muoversi. I grandi, ehi, anche voi, guardate come hanno fatto loro. Chiaramente, spalla contro spalla. Dire, ehi, guarda come hanno fatto il figlio. Guarda anche voi. Abbiamo vinto. Vale in cintura. Mettetevi bene in piedi. In quanto troppo vecchio per regnare e in quanto io, Artù Pendragon, sono stato in grado di estrarre la spada dalla roccia, verrò nominato re, ma non prima di aver nominato voi miei cavalieri della tavola rotonda. Quindi tutti quanti in ginocchio! Come mio primo editto reale! Per l'ordine, per il potere conferitomi da Dio! Da San Michele e da San Giorgio vi nomino cavalieri. Secondo gli ideali dell'antico codice della cavalleria, un cavaliere è votato al coraggio, il cuore di un cavaliere conosce solo la virtù, un cavaliere difende i deboli dai soprusi. Un cavaliere non si arrende mai davanti ai suoi nemici. Un cavaliere dice sempre la verità. Un cavaliere ama e difende la terra in cui è nato. Un cavaliere è generoso e liberale con tutti. Un cavaliere giura di adempiere ai propri doveri. Un cavaliere difende la Chiesa dai suoi nemici. Un cavaliere è sempre il campione del diritto e del bene contro l'ingiustizia e il male. Ora, voi tutti vi siete abbassati come semplici soldati, ma vi alzate con un urlo come cavalieri! E per i cavalieri di Camelot, ip ip, urra! Ip ip, urra! Ip ip, urra! Portate la corona, prego. Padre, re Uther, che vi possa dare la saggezza che ha dato a vostro padre. Per il nome di Dio, di San Michele e di San Giorgio, io, fata del lago, vi nomino re Artù di Camelot. Alzatevi, mio signore, e per il nuovo sire, ip ip, urrà! Ip ip, urrà! Ip ip, urrà! Dopo di me, lunga vita al re! Lunga vita al re! Lunga vita al re Artù! Lunga vita al re Artù! Lunga vita al re Artù e ai suoi cavalieri! Lunga vita al re Artù e ai suoi cavalieri! E ora, la fanteria pesante, in piedi, avanti a me! Voi, dalle caviglie più piccole, la fanteria leggera, seduti qua davanti! Qua davanti, in piedi! Quindi, guardate verso di me.
E ora? Vi siete divertiti? Sì! Avete fame? Sì! Avete sete? Sì! E allora ci spoglieremo qui velocemente. Siamo qui ancora oggi, domani andiamo via che è finito il Triskel, oggi c'è ancora. Ancora tutto oggi? Sì, ancora tutto oggi. Tanto per parlare, quindi non ci abbiamo bisogno di cantare. Si presta moltissimo. Ma è già pronto? Prova, sa. Canta che ti passa. Prova, sa.